Ciao ragazzi, noi siamo Bocco Gamers, io sono Tsuki e io sono Ryozan. E ben ritornati in questi quarti di finale. Sì, Bocco Win Cup, ancora con noi. Adesso, no Bimbetta si chiama. Giove ha cambiato il nome della squadra in no Bimbetta, stupendo. Potete andare, dico che, sono partiti, ok, perfetto. Sono partiti, perfetto raga. Meraviglioso. Allora, come avrete intuito, ho sputato il telefono io nel frattempo. Zucchi, un po' di femminilità, please. Oh, se ride mi parte lo sputacchio. Allora, scusa. Oggi si affrontano Pesce Magico, che avremo da sinistra verso destra, e Giove, che avremo da destra verso sinistra. Adesso appena vedremo le squadre diremo. Eccole ok, qui. Ciao, col non bimbetto è Giove e Arion e Pesce Magico. Esattamente. Ed ecco che si parte subito. Andiamo con un vai! Palla a Nanbasa di no, cattiveria. Io quella cosa. Che quella, cosa? La divisa con la mummia. Quest'anno non ha dato niente per Halloween. Davvero, cioè, sotto abbastanza. Ma ecco che la palla va a Sano contro Mizugi rosso latente. Ok, non ha un intercetto, però potrebbe farlo bianco. Vabbè, dai, raga! Ragazzi! Sempre sei esagerati bello. Siete. Sì, minimo è Zell. Sì, questo è Zell tutta la vita. Adesso vero, lui ci dice, oh, ma insomma! Se non sei tu, scusa, Zell. Gentile Dreamfest, non mi ricordavo l'avesse preso. Sì, io sì. Coraggio, coraggio. Ok, attenzione, vediamo un po' cosa farà Yuga Dreamfest. Passaggio! Gliel'ha letto però, vediamo un po'. Un po' no, ma c'è la divisa rosa confetto! No, non me ne ero accorta! Quella che avevamo usato noi qualche video dietro! Sì. Oh, santo cielo, inguardabili! Meraviglioso! Palla Nitta, qua mi sa che. Ce l'ha! Ce l'ha, ragazzi! Ma trappola, perché non ce l'ha S30. Mm. Non vuole rischiare con Ken. Beh, con Ken. No. Fumo ti fa per te. Sappiate che fumo è il gatto di Phil. Esatto. Se penso volete che conoscerlo, entrate nel server di Discord. Esatto. Tiro del falcone AX50. Questo penso sia Phil, sempre con Viken. Proteggere la porta a costo di rompermi tutte le ossa della mano. Guacadori, John Defesa! Attenzione, palla soda! Dai! Tsubasia contro Nanbasa. Passato e presente che si affrontano. Ma sono ubriaco, vedo due Tsubasa! Non ne bastava uno! Mark, dove sei, Mark? Ecco Phil che si è gasato. Phil si è emozionato. Ok, falcia S1. Vediamo un po' dove va Giove. Su Cha ha matchato contro i due peggiori con Mizugi e Matsuyama. Magari voleva rischiare. Ok, non gli ha sigillato nulla. Secondo me andrà o col tiro o col dribbling. Secondo me fa il passaggio. No, dribbling. Mizugi asso di quadri. E torna al bimbetto. Proprio al personaggio preferito di Giove. Attenzione a Kai latente contro Aoi qualificazione Asia. Mi sa che non passi, pesciolino. Mi sa di no. Vediamo un attimo cosa si inventa Pesce in questa situazione. Va di passaggio. Eccolo, no, non si passa. Quell'intercetto è troppo brava, forte. Brava, Giove. Cioè, Giovanna. Sarebbe partita Giovanna. Bella tirata. Sì, sì. Ok. Vabbè, Shizaki è onnipresente. C'è un po' di disparità di tifo dai, nei commenti. Ti fate pesciolino un pochettino, dai. C'è un po' il tifo schierato verso la Ciocobina. Qua c'è molta galanteria. C'è molta galanteria perché è l'unica Ciocobina del nostro server. Esatto. Perlomeno l'unica Ciocobina del nostro server che gioca a Captain Tsubasa. Esatto. Perché dovrebbe esserci sempre anche Alex come Ciocobina nel server. Solo che non si vede spesso visto che non gioca Tsubasa. Ed ecco il coppia d'oro C31 e con questo Nanbasa
si porta. Ah, per lo starnuto, ricordati, io sono. Ed ecco Nambasa in area di rigore. Ah, la sta tirando. Di nuovo Annitta. O a Yuga. C'è anche Yuga. No. No, Nuke Zaki. Oh, raga. Ma tutti lo state usando, dai. È iniziata la moda del Nuke Zaki. Full power. Qua Giove la vedo grigia. Oh, santo cielo, che male. Sento il dolore, raga. Sento il dolore. Dai, io sento il dolore. Io ti fo per Ken. Sento il dolore. Dai, Ken, ce la puoi fare. Attenzione! Ken DF col Wakadori Chop di Festa! Veramente. No! Vabbè, adesso è un assedio. Dai, è un assedio. Nel frattempo questo. C'è Phil che continua a fare l'elodie a Ken. Esattamente. No! Tra l'altro sono raffreddato anch'io, sto trattenendo uno starnuto da uno. Allora, raga, qualcuno per pesce però. Dai! Vogliamo del tipo per pesce, non è giusto. Trappola e qua prevedo un S30. Questo fa male. Questo fa male. Se ora non riesco a segnare, non sono più degno di titolo di cannoniere. Vai, Mark! Distruggi quel cappellone col tiro della tigre fulminata. Lei crede che non lo parerà. Dai, io confidiamo. Beh, un assedio, Cribbio. Io confido nel carattere. Vabbè, dai. Pareggiato il critico. Vediamo che succede. Vediamo. E lo respinge! Non ci credo! Mamma mia, raga! Ken DF è rottissimo! E il primo tempo finisce a reti inviolate! Complimenti a entrambi, Cribbio. Giove sta reggendo benissimo gli attacchi. Pesce sta dando il 100%, sta producendo il massimo sforzo, ma sinora non raccoglie nulla, poverino. Allora, che ne pensa di questa partita, Zucchi? Che è una partita piuttosto interessante anche, cioè, considerando quello che è appena entrato in campo. Sono i maci super riserva. Pesce non fa sconti a nessuno. Mandiamo noi un bel incoraggiamento. Ah, forza male, Giove, dai. Ken, vabbè. Cioè... c'è Phil Capultra oggi. Sì, oggi veramente. Non si fa in tempo, sono veloce a pensare anche. Da. Giustamente, a 37, brava Giove che ha farmato, sì, l'1-2. La nostra. Subito dopo il passaggio, c'è lo scatto in avanti. Sta migliorando davvero. Ikena, cara giù, non ci bamba! La Boku Wake Up verrà ricordata per le traduzioni burde di Rio. No, fuori gioco! Questa ha preso da te. Grande! Ti adoro! Aspetta, si riesco a scriverle. Attenzione, Zucchi scrive in diretta coprendo tutto. Veloce. Ok. Attenzione. Attenzione, il tiro dell'aquila di Matsuyama Dream Fest. Sai che non è partito. E vabbè, pazienza. Rip. Tanto lo vedrai in video che lo stavi scrivendo. Esatto. Para, non respi. Cosa? Attenzione! Il blocco automatico di Gentile Dreamfest! What a! Questo non l'ho mai visto ed è una super... Non l'hai mai visto? No, il blocco della supernova non l'avevo mai visto ed è una figata. È una figata, sì. Attenzione! Attenzione! Ma matchato con i Shizaki. Vediamo un po' Oh, può passare col dribbling! Eh sì! Ragazzi, sì, attenzione, sì, questa è una chance. È una chance... Scusate, la saliva... Stavo perdendo Zucchi. Ma va di passaggio. Cosa ha intenzione di fare? Ok, non la intercetta perché è un atto di blocco. Ah! Con Owairan. Perché lui ha sigillato il tiro? Non l'hanno attentato? Forse no. Forse è una possibilità. Vai Castorino. Tiro della scimmia, out of nowhere. Attenzione, eccomi, è mia. Attenzione, vediamo il primo tiro in porta contro Genzo Latente, under 16. Vediamo cosa succede. E vabbè,
arcobaleno out of nowhere, non si passa. Ma cioè... Non si passa, raga. Palla a Matsuyama Dreamfest. Perché noi siamo gasati. Il giocatore preferito di Zucchi. Io non dico più niente, davvero. Cioè, ho speso Dreamball su quel giocatore. Caspita, sono più in tensione che per una partita di Champions, raga. Lo so che lo dico sempre, ma è una figata sto torneo. Dai, eh. Vediamo un poco cosa faranno. Ma ecco che Tsubasa, o meglio Olli e Tom Becker ripartono con il campionato incredibile. No, vabbè, sta roba gli ha confetto. Ho fatto la B50 repentina. Bello, bello, bello. Mi piace. Anche questo è pericoloso. È fuori gioco, però, mi sa. Mi sa che è fuori gioco. E infatti. Sì. E vabbè. Dai, ragazzi, sono io la regina del fuorigioco. Ecco, mando il vai che in realtà è la bandierina del fuorigioco. Del guardaline che dice fuorigioco. Attenzione. Oh, back cosa? Pass. Allora, Konohairan potrebbe in teoria andare avanti. Con un attacco delle sabbie ardenti potrebbe portarsi in avanti. Questo Wairan è tanta roba, raga. Eccolo lì, infatti. Eccolo lì. Che si porta in avanti. Tra l'altro c'è anche il range aumentato, se non ricordo male, nel dribbling. Sì. Passa, sono qui! Tienila. Bellissimo. Il principe del deserto. Le nuotinorie. Sì, raga. Li vogliamo passare ai giocatori in gioco? No, perché... Io non dico niente. Io mando un... I cheat, raga. Ci siamo. Voleva disturbargli l'azione. E vabbè. Misuri asso di quadri. Torna qui. Fermati. Bellissima partita, cioè... Cribbio. Ovviamente gli ha sigillato l'intercetto. Questo è un problema. Ok. Ovviamente passa. Il nostro DJ preferito. Comunque. Passa. Non vorrei dire, ma nonostante tutte quelle latenti, Giove sta tenendo botta molto. Sì. Che resisti. Vabbè, dai pesciolino, dai, che partita pesce. Però sta giocando. Siete con le unghie e con i denti, sì, sta difendendosi con le unghie e con i denti, tutte e due. Cheat contro cheat, vediamo un po' che succede adesso. Non sarà un'altra coppia d'oro? Probabile. Sta laggando malamente. Ok, coppia d'oro. Ok, Misaki, portiamoci a casa la vittoria con i nostri passaggi rapidi. Sono pronto, Tsubasa. Ma l'hai detto prima, anche prima, non l'abbiamo segnato. Noi che porti un po' sfiga. Ok, Nambasa. Tsubasa è Padoin, non può portare sfiga. L'ha sbagliata. Era fuori aria, pesciolino. E niente. Sai che si andrà ai supplementari. Oh, non riusciamo a finirne una nei regolamentari, raga. No. Qua potrebbe ridarla a Nambasa se c'è un passaggio. Prova il dribbling. Attenzione, se la vuole autocrossare. Sì. Ok. È riuscito a passare uno. Vediamo l'altro. Riesce a passare anche i Shizaki. Ragazzi, qua c'è la possibilità di un autocross. Sì. Ed eccoci. Ok. Ci siamo col tiro dell'illegalità. Questa, raga, è la... il momento della verità. Vai Misaki, fai gol a quel cappellone. Dai Ken, paralo. Mi sa di no a sto giro. Non ce la fa. Sempre all'ultimo, Purtroppo Ken Dreamfest alla fine deve arrendersi agli attacchi di pesciolino. E Nukzaki riesce a segnare. E direi che abbiamo il nome in pieno del recupero del terzo finalista. Incredibile, tutti all'ultimo minuto, raga. Ma sono delle partite stupende. Perché noi non facciamo mai queste partite così oramai? Perché facciamo schifo? Smettila. Noi non facciamo schifo. Mamma mia, che partita, raga. Anche questa all'ultimo respiro, cioè. Tanta roba, raga. Tanta roba. Complimenti a entrambi, avete fatto una partita stupenda. Sì. Giove,
Ricordiamo che ha iniziato a giocare da molto poco e ha tenuto testa a un pro praticamente. Beh, Pesce gioca da tanto tempo, esatto. un veterano, dai. Però suona male, dai. No, più che altro non vorrei poi che la gente dice veterani. E niente, congratulazioni al terzo semifinalista e complimenti a Giove, grande, grande partita. Continua così, ragazzo. Arriverai molto lontano. Diventerai la mia successora nei fuorigioco. Anche tu, Pesce, sei sulla buona strada. No, questa sarà il quarto di finale dei fuorigioco. Esatto. E niente, ragazzi, in attesa dell'ultimo quarto di finale della Bocco Win Cup, Zucchi vi invita. Seguici su tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione. Iscrivervi al canale, attivate la campanellina. Iscrivervi al gruppo italiano di Capitan Tsubasa Dream Team su Facebook che troverete nel link in descrizione. E niente, noi ci vedremo al prossimo quarto di finale. Restate sintonizzati perché non passerà molto tempo. Esatto. Alla prossima. Alla prossima. Ehi tu, sì proprio tu, non puoi chiudere il video senza aver messo like e senza condividerlo. Non vorrai mica far arrabbiare Bocco. Non sei ancora iscritto al canale? In alto troverai il nostro magnifico trio in versione ridotta. Cliccaci sopra e attiva la campanella. Non preoccuparti, non attiverà strane suonerie, ma ti avviseranno non appena sarà disponibile un nuovo video. In alto nei due lati invece troverete video scelti apposta per te con le mie zampette. Grazie per aver seguito fino alla fine. Ci vediamo qui. Alla prossima!